Buonasera, buona giornata, brava gente. Eccoci qua, devo stare attento alle macchine, ma siamo nel santuario, presso il santuario della Madonna dell'Arco. Sono passato da qui perché abbiamo registrato la puntata che andrà in onda il lunedì in Albis e non potevo non portarvi in questo santuario. Un santuario straordinario. Guardate intanto le pareti, prima di accostarci alla Madonna dove pregheremo, le pareti sono piene di ex voto. È la prima volta che vedo un santuario, guardate le absidi, l'abside dell'altare, le colonne a destra e a sinistra. Ecco qui, è arrivata la linea, ci siamo allora, brava gente. Come vedete le pareti sono ricche di un dolore che si è sciolto in canto di grazia. E ora vi porto qui, ai piedi del santuario, ai piedi dell'icona della Madonna, dove insieme vogliamo recitare l'Ave Maria e poi faremo la nostra meditazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Qui c'è il Padre Rettore, Padre Giampaolo, che le vorrei chiedere qual è il miracolo che è avvenuto qui alla Madonna dell'Arco. Allora, lunedì in Albis 1450, durante una festa campestre, proprio di Pasquetta, dei giocatori si sfidano al gioco della palla a maglio, un giocatore perdente si inalberò verso i suoi avversari, imprecò contro il cielo, prese una palla e la scagliò contro l'immagine della Madonna. E i presenti notarono un sanguinamento sulla guancia sinistra della Vergine, per cui si gridò al miracolo e anche con sdegno fu accusato il bestemmiatore di aver procurato questo dolore. Ed è il segno che è rimasto sulla guancia della Madonna. Sì, sulla guancia sinistra è ancora possibile vedere questo segno. Questo chiaramente. E tutti questi ex voto che sono migliaia. Sì, da quel momento in poi, soprattutto lunedì in Albis, vengono a correre pellegrini e arrivano ancora oggi in ginocchio facendo un voto, mettendosi in cammino a piedi anche da lontano. E spesso chiedono delle grazie che poi, quando le ottengono, vengono a ringraziare la Madonna portando un quadro in cui viene descritto il prodigio ricevuto, oppure un altro dono. Per esempio, le donne portano degli oggetti preziosi, un tempo si usava portare i propri capelli in segno di gratitudine, ma poi tante altre cose. I giovani che riescono a laurearsi portano la loro tesi, chi riesce a diventare, a avere un lavoro o a realizzarsi. Viene a portare a fare un voto alla Madonna. La Madonna qui ascolta, Sì, sì, veramente sono tantissime testimonianze continue. Forse la raccolta di ex voto più grande al mondo, oltre quelli pittorici, che sono oltre 7.000. E allora ti chiedo di deporre a nome di tutta la brava gente che ogni sera si ferma a pregare la parola, di portare ai piedi della Madonna, al cuore di Maria, le suppliche, le richieste, i desideri di tanta brava gente, Padre Giampaolo. Va bene, vi invito anche a collegarvi o comunque a seguire quello che è un santuario che è organizzato continuamente e anche a visitare questo santuario che veramente vale la pena. Grazie Padre Giampaolo. Noi continuiamo con la nostra preghiera qui ai piedi di Maria. E allora vogliamo ascoltare. Eccoci qui, brava gente. Allora, guardando l'icona di Maria,
vogliamo ascoltare la parola, perché lei ci invita ad ascoltare la parola del Figlio. E ci prepariamo, eccoci qui. Solo un attimo, eccolo qua, eccolo qui. Brava gente, ecco, avevo difficoltà a trovare i fogli, poi Marco mi dà una mano per gli auguri. Ascoltiamo. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. Anche se dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio, allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Pace bene. Eccoci qua, è arrivata di nuovo alla linea, brava gente. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Brava gente, San Paolo ci offre, in contrasto con le continue peripezie di coloro che sono come fanciulli sballottati dalle onde, una bella parola: fare la verità nella carità. È, direi, la formula fondamentale dell'esistenza cristiana. In Cristo coincidono verità e carità. Giovanni Paolo II, rivolse ai giovani in occasione della 15ª giornata mondiale della gioventù, parole illuminanti, perché la carità ci fa essere veramente felici. E disse: è Gesù che cercate quando sognate la felicità, è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate, è Lui la bellezza che tanto vi attrae, è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. Brava gente, mi fermo qui e ci affidiamo a Maria, alla Madonna dell'Arco. Abbiamo iniziato con un'Ave Maria e concludo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccoci qui, brava gente, E allora... abbiamo fatto una piccola sorpresa, so che la linea ha fatto capricci, ma dopo rivedete tutto tranquillamente. E ci affidiamo a Maria, ci affidiamo a Maria. Ho visto che avete seguito in tantissimi la diretta con Don Paolo, con Don Davide, che vi saluta. E per la giornata mondiale dei bambini siamo davvero ormai quasi 80.000, sono numeri straordinari che faranno contento Papa Francesco.
ci lasciamo con un abbraccio e poi sono proprio contento di aver visitato questo santuario. Mi ha impressionato queste grazie. E anche io ho detto, Madonnina mia, ascolta, ascolta la brava gente, vi ho portati tutti quanti qui. Allora, Gianna Maria vorrebbe gli auguri e una benedizione per i 19 anni del figlio Emanuele. Emanuele, ogni bene, auguri, Poi, fatti qua in questo santuario, sono degli auguri speciali. E un abbraccione a tutti voi, brava gente. E ho incontrato qui a Santa Anastasia tanta brava gente che non mi aspettavo, non mi aspettavo. Vi saluto tutti, un abbraccione forte, 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 forti, forti, forti. E vi lascio con l'immagine di Maria.